Da facce e martello di Livio Curatella. Libro in vendita alla libreria Quadraro Book, via degli Juvenci 67, al Quadraro appunto. Ora ve ne leggo qualche. Anzi, vi leggo l'inizio. Copertina sono tutte facce del quadraro e anche il retro copertina. Facce e martello. Ho conosciuto Livio molti anni fa. No, non molti. Non erano i tempi di Via della Molarca. Allora, ecco, questo è l'inizio. Ricordo papà con le sue mani grandi, la pelle rugosa, che a me sembrava quella di un elefante, con le mille pieghe e il colore più scuro del normale. Era dovuto al tanto tempo passato a lavorare. Mi raccontava sempre che aveva iniziato quando aveva 9 anni nell'autocarrozzeria della signora Pulici. Era il 1940. Gli uomini erano tutti in guerra, tranne mio nonno. Lui ne aveva già fatta una, e essendo socialista, gli era vietato lavorare. Ma con gli stratagemmi trovava da fare lo stesso. Di solito dove stavano i fascisti, lo chiamavano il conte. Mi è sempre dispiaciuto non aver conosciuto mio nonno. Magari avrebbe potuto raccontarmi qualche particolare su mio padre. È alto circa 1,80 m, corporatura robusta, naso carnoso e occhi verdi. Ci vedevo un prato lì dentro, con le sfumature grigie che nel corso degli anni erano virate verso il marrone. Li andavo tutti i giorni per trovare suggerimenti, sensazioni, reazioni che mi permettessero di capirlo meglio. Dopo gli anni, le cose che prima intravedevo soltanto, i suoi tic, le sue fobie, ora le percepivo nitidamente. Forse, con l'avanzare dell'età, si amplificavano. E mentre scrivevo, mio padre sta per compiere 70 anni. Una cosa però ho sempre notato fin da bambino: mio padre non butta niente. Anzi, quello che trova lo riporta sempre a casa. Tutti i tipi di sporcizia, ma sporcizia pulita. Mi spiego meglio. Non è che lui si ferma per strada e raccoglie le cose, se le fa regalare, anche se sono rotte. Oggi, per esempio, Bruno, un tipo un po' tirchio, ci ha portato a demolire la sua vecchia 126, così mio padre, come al solito, ha cominciato a recuperare. Ha aperto il cofano. Si è preso un vecchio ombrellone da mare, poi ha alzato la macchina e facendo un foro ha fatto uscire la benzina mentre trasportava tutta questa roba in officina. Mio fratello mi ha detto: che fai quest'anno? Vai al mare? No, devo solo vedere se è buono. L'ombrellone era in uno stato pietoso, sporco e pieno di muffa. Sicuramente lo tiene ancora nascosto, nascosto da qualche parte.